individuare sia in maniera corretta i rischi, sia il modo di come affrontarli e di quale direzione prendere per avere una maggiore efficacia nel loro intervento. Abbiamo valutato alcuni casi, appunto quello del senatore Furualchiliche nel Vicentino, di Manfredonia, su cui poi ci sarà anche il film, o altre situazioni particolari di zone con storie di inquinamento come in provincia di Modena, molto particolari, che poi si legano anche al discorso dell'agricoltura, della contaminazione dell'agricoltura da parte dei residui di carattere industriale e della inerzia o copertura da parte degli enti, che hanno determinato un peggioramento via via della situazione. Sicuramente quella delle sostanze fluororganiche nel Vicentino si sta dimostrando avere due caratteristiche, a mio avviso, che sono: una, quella di avere una entità, una dimensione della contaminazione e anche degli effetti sull'uomo paragonabili alla Seveso, detto in termini molto terra-terra, e dall'altro ha delle caratteristiche molto simili alle problematiche legate all'amianto, sia perché c'è la difficoltà, in primo luogo, di dimostrare, tra virgolette, che fanno male, sono sostanze che fanno male, al di là di limiti e quant'altro, e dall'altro il fatto che proprio è la loro capacità inerziale, il fatto che non sono reattive come amianto non è reattivo, che determina proprio la loro tossicità, l'accumulo, il fatto di essere appunto non degradabili, il nostro organismo non è in grado sostanzialmente di attaccarle. Per cui quella questione davvero si pone come particolarmente importante e molto, come dire, importante vedere anche come verrà, come evolveranno le situazioni. Gli aspetti su cui poi la Medicina Democratica oggi è chiamata a intervenire, quindi a dare il suo apporto, soprattutto sotto il profilo, diciamo, tecnico, culturale, politico e anche per quanto concerne le vertenze giudiziarie, sono appunto gli aspetti di carattere giuridico, cioè la creazione, la promozione di una nuova giurisprudenza che in parte è stata fatta e che oggi è appunto ostacolata, ha detto Laura Mara stamattina in particolare, mediante delle invenzioni a scientifiche come quella della dose killer e cose di questo genere per l'amianto, però questo ovviamente è un aspetto su cui continuare a battere. La questione culturale, che è anche una questione storica, che ogni vicenda, ogni territorio, quella situazione non è una cosa che qualcosa che improvvisamente sorge, ma sorge perché è il risultato di una storia, e quindi conoscere la storia di quella situazione vuol dire anche individuare alcuni elementi per affrontare in maniera corretta. E la questione della chiarezza delle scelte, nel senso che il destino, diciamo così, di una realtà territoriale deve essere ben chiaro, e quello se da industriale deve passare a un altro genere oppure da agricolo passare a industriale deve essere ben chiaro, che sono delle scelte, delle alternative che pongono delle questioni importanti e che devono essere decise dalla popolazione locale. All'interno di questi aspetti Medicina Democratica può dare un apporto appunto in tal senso, che continuando nella sua attività, così come l'ha fatta negli ultimi anni, se pensiamo anche solo agli ultimi 3 anni del congresso precedente, sicuramente anche in misura ben maggiore rispetto alle forze numeriche di cui disponiamo, abbiamo saputo essere presenti e inserire nelle rivendicazioni, nel modo di intervento di molte realtà locali, i contenuti di cui siamo portatori, in modo da indirizzare nella maggior parte delle situazioni la spontaneità in coscienza, oltre il singolo problema immediato, verso una corretta
visione che integra il dato ambientale di condizione dei luoghi di vita e di lavoro con quello di salute. Sotto questo profilo, una iniziativa che da quello che abbiamo discusso potrebbe essere nuova, o meglio, un ritorno al passato, o attualizzato ovviamente con anche i mezzi attuali, è quello dei manuali di autodifesa, cioè andare a fornire ai singoli, come alla realtà auto-organizzate, delle proposte operative su come anche utilizzare normative, su come intervenire nei confronti degli enti, su quali come dire, chiavi di lettura poi avere per leggere i dati che si riescono ad ottenere per poter meglio da parte loro poi sostenere l'iniziativa e portarla verso un esito di carattere positivo. Per cui forse è una cosa aggiuntiva su cui si possiamo impegnare, in particolare poi anche la redazione della rivista che cura un po' anche tutte le parti, diciamo, grafiche del sito, eccetera, potrebbe essere, oltre a quello che già facciamo, in particolare questo, e che potrebbe stare ovviamente sia sulla parte della informazione e controinformazione a livello, diciamo, di diritto alla salute, sia dal punto di vista del diritto alla sicurezza sul lavoro, sia per i diritti ambientali, mostrando appunto poi quali sono le correlazioni tra tutte. Civiltà. Il gruppo è partito da un documento, un pre-documento, una prebozza che era stata scritta un paio di mesi fa, partendo un po' da quelle che erano state le conclusioni sia del congresso di Firenze sia quello del convegno di Milano di gennaio 2017. E sono state aggiunte anche nuove proposte, è stata una discussione vivace, è stata una discussione vivace in cui appunto sono venute fuori anche esperienze piuttosto belle, significative, insomma. Ecco, quindi diciamo che siamo partiti un po' da una ricostruzione storica, un po' quello che diceva Marco sull'ambiente è stato ripreso anche per il lavoro, perché poi le due problematiche comunque confinano, anzi è stato esplicitamente detto che le aziende inquinanti che non sono bonificabili devono essere chiuse, cioè su questo non ci piove. Fu fatta una scelta dolorosa a Bagnoli più di 15 anni fa, anche se poi il disinquinamento, grazie al fatto che il governo non tira fuori i quattrini, non è stato mai fatto in quell'area, ma altrettanto va fatta a Taranto, al massimo salvando il laminatoio a freddo, ma tutta l'area a caldo, a mio avviso, di Taranto, e parlo di Taranto per parlare anche di, per esempio, di Piombino, per rimanere in Toscana, che è la regione da cui provengo, secondo me vanno chiuse, utilizzando ovviamente, e devono essere i lavoratori stessi a lavorare la bonifica delle aree, perché questo è va messo nero su bianco, come va messo nero su bianco che i lavoratori non devono perdere il posto di lavoro, ma deve esserci una riconversione ecologica dell'economia. Ecco, questo per agganciarmi immediatamente al discorso che non è scindibile tra lavoro e ambiente. La riconversione ecologica dell'economia è
è uno dei punti su cui medicina democratica deve, a mio avviso, farne un cavallo di battaglia, insomma. E su questo non possiamo essere soli. Detto questo, sono venute fuori altre proposte e altre denunce, per esempio il ruolo dell'RLS, il rappresentante del lavoratore alla sicurezza, è un ruolo attualmente debolissimo e quindi solo dove i lavoratori hanno potere, in quei luoghi di lavoro dove hanno mantenuto un certo livello di potere, l'RLS riesce ancora a farsi valere, altrimenti viene massacrato oppure diventa un docile strumento nelle mani del datore di lavoro. Ecco, quindi se le normative europee hanno dato poco potere agli RLS, qui bisognerà allora creare un movimento perché l'RLS torni ad essere un po' come il delegato alla sicurezza di 40 anni fa, che non aveva poteri normativi, ma guarda caso aveva più poteri perché rappresentava un gruppo omogeneo, perché dietro aveva i lavoratori. Ecco, quindi bisogna battersi, diciamo, su un doppio binario: la ricostruzione di un potere di lavoratore, e questo lo devono fare i lavoratori, medicina democratica ci può fare poco. Il sindacato deve tornare a essere un sindacato vero, perché sono almeno 30 anni che non lo è più, quindi questo è uno snodo ineludibile. Nello stesso tempo però dobbiamo fare in modo che l'RLS anche normativamente non sia quello a cui viene presentato un pezzo di carta, che è il documento di valutazione del rischio, che è fatto quasi sempre da consulenti del datore di lavoro, l'RLS non viene mai coinvolto e poi gli viene dato da firmare, da controfirmare. Altro punto debole che è stato individuato è il medico competente, il medico di fabbrica, che ora come ora non serve a poco, perché se fa bene il suo lavoro viene licenziato e allora molto spesso finisce per essere addomesticato dal datore di lavoro. E allora o si modifica la sua funzione attraverso, come si fa per i medici di base, deve avere proprie convenzioni eccetera, e quindi e si fa in modo che si esca dal rapporto di sudditanza col datore di lavoro, oppure il medico competente è una figura che non è di nessuna utilità per i lavoratori. Gli altri punti deboli ovviamente non sto a ripetere: l'INAIL, che non riconosce ben poco i lavoratori, la magistratura penale e quella civile, idem come sopra, i servizi di prevenzione, che un po' per colpe loro, un po' anche perché bastonati, oggi non sono più quelli di 40 anni fa, quando nacquero in Lombardia gli SMAL e in altre regioni si chiamavano in un altro modo, ma comunque erano lo strumento dei lavoratori. Anche su questo, insomma, la discussione è aperta. Non basta assumere più persone, ma queste persone, questi medici, tecnici, io aggiungo gli psicologi del lavoro, perché mi occupo del rischio organizzativo, dovrebbero comunque essere in qualche modo messi in condizione di lavorare bene, senza essere intimiditi da dirigenti che vengono scelti in maniera politica, perché dobbiamo dirci, i dipartimenti di prevenzione sono andati a picco perché i dirigenti sono stati scelti su base politica o partitica. In Toscana dovevano essere tutti con tanto di tessera o comunque di appartenenza all'area PD, tanto per non fare nomi. E quindi, ora non so farla troppo lunga, ma il compagno di Padova ha fatto
fatto alcune proposte, tipo la casa dei lavoratori, che un'esperienza mi sembrava interessante, un po' come le case della salute e le case del lavoro, ritornare alle vecchie camere del lavoro, insomma, che oggi non sono più camere del lavoro, ma sono un luogo dove ci sono solo i funzionari e i funzionari sindacali, insomma, ecco, quindi la ripartenza di un nuovo sindacato che non si basi più solo su funzionari, ma davvero su lavoratori di base che possono dire lavoro. Secondo me è un po' come per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini sul discorso di salute, il discorso ambientale, questo vale anche per i lavoratori. E quindi le nuove malattie professionali, sempre partendo dal discorso che faceva il compagno veneto, e con questo concludo, le tecnopatie fisiche, e io aggiungerei anche quelle psicologiche dovute a ritmi di lavoro eccessivi, e quindi tutta una serie di patologie che da queste vengono fuori, che sono poi insieme ai tumori, che sono onda lunga, spesso di vecchie esposizioni, queste invece sono le patologie moderne, diciamo, dovute al fatto che le organizzazioni del lavoro sono sempre di più organizzazioni in mano al datore di lavoro, e i lavoratori devono adattarsi ai ritmi, agli orari e a quant'altro gli viene imposto. Non c'è più una contrattazione dell'organizzazione del lavoro. E i datori di lavoro violano la normativa sia sugli orari di lavoro sia sui ritmi di lavoro in maniera praticamente senza che quasi mai appunto vengano poi sanzionati, insomma. Ecco, quindi alcune proposte di lavoro sono quelle contenute un po' nel documento e un po' sono state in qualche modo ulteriormente emendate, ma in ogni caso è importante, e domani bisognerebbe riparlarne, che i gruppi di lavoro, compreso appunto il gruppo sul lavoro, non finiscano il loro compito con il congresso, ma come si è fatto un forum sulla salute, forum sull'ambiente, anche per il lavoro, anche se è più difficile aggregare sul lavoro, bisognerà vedere di fare dei forum per arrivare a proposte organizzative e proposte emendative di normative in modo da evitare che anche i futuri governi continuino poi alla fine a picchiare duro sui lavoratori, che sono un po' il ventre molle oggi della, in qualche modo della società. Se i cittadini riescono invece a rialzare la testa sia sui problemi dell'ambiente che sui problemi della salute, i lavoratori ci riescono molto meno, perché hanno perso completamente potere contrattuale. Ecco, quindi bisognerà trovare il modo di far vivere alcune 5-6 proposte su cui per esempio la ristrutturazione dell'INAI, far rinascere gli ISPES, che è stato ingiustamente sciolto, le procure uniche nazionali, la legge sull'omicidio sul lavoro, il mobbing come reato penale, le butto lì perché sono alcune delle proposte. Su queste da soli non ce la possiamo fare, però se riusciamo a coinvolgere lavoratori, forse ce la possiamo fare. Quindi ecco, il congresso è un punto d'inizio e non un punto finale. Grazie.